Il web moderno fa cagare. Questo video qui è un video da uno youtuber americano, Luke Smith, che fa video su Linux, minimalismo tecnologico, cose del genere. E questo fa parte di una serie di tre video in cui parla di siti di ricette che sono proprio orribili. E pesano tantissimo, sono pieni di annunci pubblicitari, tracker, JavaScript, tutte cose inutili che un sito del genere non dovrebbe mai avere. Entra in vari siti che ci impiegano 3 ore a caricare perché lui ha una connessione internet particolarmente lenta. E insomma, annuncio ovunque, pieno di link, commenti, bottoni inutili. Oggi vorrei dimostrare una cosa del genere, però non per i siti di ricette, ma per i siti scolastici. Abbiamo qui una molto simpatica macchina virtuale di Windows 11, più specificamente Rectify 11, che è una versione modificata di Windows 11 che rimuove un po' della merda che Microsoft mette nella versione normale di Windows. Quindi adesso qui Firefox andremo su. Facciamo una bella ricerca, una cosa normale che uno studente qualsiasi potrebbe cercare. Eugenio Montale, per esempio. Non voglio vendere la mia anima a Google, che già ci penseranno questi siti che vedremo. Allora, Eugenio Montale. Wikipedia, eh no, ma i professori dicono sempre che Wikipedia non va bene, tutti rubano Wikipedia. Ok, andiamo su qualche altro sito. Studenti.it, dai, un sito molto famoso. Ok, non è che mi ci impiega tanto a caricare perché ho una connessione veloce, però ok, già cominciamo con un banner che occupa quasi tutto lo schermo, cioè rimane solamente un pezzetto così. Informativa sull'utilizzo dei cookie del browser. Noi a terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e con il tuo consenso anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Questi avvisi chiaramente li fanno per la GDPR, però non farmelo a tutto schermo così. Che poi qua ti danno due bottoni: accetta e chiudi e opzioni cookie. Cioè, innanzitutto accetta e chiudi, quindi già ti dicono chiudi, nel senso leva sta roba di torno. Quindi ti vogliono come costringere, dicendoti guarda, accetta il tasto più veloce, quello che ti darà meno frustrazione. Però tu magari non hai idea, cioè vabbè, ma la maggior parte della gente legge queste cose e fa accetta subito per chiudere, perché non ha idea delle conseguenze, perché la gente non ha il concetto di privacy su internet, non capisce un cazzo. Poi ci sta opzioni cookie, quindi tu dovresti fare opzioni cookie, fare rifiuta tutto. Cioè, molto spesso queste impostazioni, queste finestre di impostazioni, non hanno neanche rifiuta tutto. Quindi molto spesso uno deve andare su ogni interruttore a disattivarlo manualmente. Poi magari ci stanno più schede di altri tipi, così, insomma. E poi il bello qua, ti danno continua senza accettare, proprio in grigio, così, nell'angolino. Talvolta te lo fanno pure microscopico che manco lo vedi, oppure molto spesso non c'è proprio, quindi o accetti o devi andare per le opzioni e farti tutta la tiritera qua. Vabbè, io faccio continua senza accettare e abbiamo il sito. Ok, già vedo che un annuncio, vabbè, dai, cioè. Attenzione! No, cioè, stavo per dire un annuncino sul lato, vabbè, che fa? Hanno bisogno di guadagnare per tenere in vita questo sito, dai. Però adesso mi ha aperto uno spazio enorme sopra. Cioè che poi io non ho neanche visitato queste pagine prima di registrare. Cioè le sto vedendo in diretta. Poi Firefox c'ha già una roba antitracciamento. Cioè, ok. Ma perché cazzo servono tutte queste cose? Tutti questi siti di tracciamento? C'è di pubblicità della serie. Abbiamo a cuore la tua privacy, però ti spiamo nel culo lo stesso. Vabbè. Contenuti traccianti. Cioè, guarda quanta roba. Cioè, posso capire Google Analytics perché uno vuole magari delle statistiche sul sito, anche se io sono sempre dell'idea che uno si dovrebbe self-hostare queste cose. Perché passare per un'altra azienda è sempre. Soprattutto se Google è sempre un problema per la privacy, però. C'è tutta sta roba, che cazzo è tutta sta roba? Quindi vabbè, scendiamo. Poi non capisco sempre questi siti che hanno. Condividi su Facebook, condividi su Twitter, condividi su Sinaweb, condividi su sto cazzo. Ma chi cazzo mai li usa sti bottoni? Cioè, io non ho mai. Io stesso non ne ho mai usato uno in vita mia. Ma figuriamoci uno stronzo qualunque. No, non ho mai incontrato nessuno che avesse utilizzato questi dati. Cioè. Ah, ma non è neanche un link che tu puoi aprire, è proprio un JavaScript. Ah, ecco, il mio prossimo punto sono i script, perché sono veramente una cosa vergognosa. Ora non so come cacchio si vedono. Temo che devo installare tipo uBlock Origin o qualcosa. Ecco, innanzitutto tutti i tracker che sta bloccando qua. Poi 40 script!
40 script, ma per un sito di scuola che devono starci scritte tre cacate, quattro immagini. Cioè, ok, magari uno per la ricerca, cioè, ci può stare. Poi vabbè, un embed per un audiolibro, va bene. Anche lui con la sua privacy policy, ovviamente. Ok, questo non è uno di quei siti che ha tipo i commenti di Discus, quindi già si è salvato da un altro quintale di immondizia. Poi ci sono altri siti che aggiungono tipo 80.000 articoli uno sotto l'altro della serie vedi altro, ed è una lista infinita. Cioè la pagina diventa lunghissima. Già mi immagino poi su un computer vecchio che questa pagina girerebbe una merda. Poi anzi, figuriamoci su mobile, dove c'hai lo schermo piccolo piccolo e tu ti ritrovi una quantità immonda di annunci pubblicità. Guarda, disattivo un attimo uBlock. Voglio vedere proprio tutta la monnezza. Ok, forse studenti.it non è ai livelli di altri siti che ho visto, che ti aprono roba veramente assurda. Quindi vabbè, abbiamo messo studenti.it, vediamo un po' qualcos'altro. Questo già sembra molto più pulito. Cioè, magari anche questo fatto con WordPress o qualche altra cagata che non c'è alcun bisogno. Cioè, oramai al giorno d'oggi tutti usano robe, stack, framework, tutte cose per fare siti dinamici quando non c'è assolutamente bisogno. Se hai solo testo, non devi fare un sito dinamico, perché lo fai? Cioè, ti complichi la vita. Questo sito è pulito, dai, dai, ci sta. Cos'è questo qua? Biografia online. Ok, già ho paura. Ecco, già ricomincio. Ah, ok, e questo è uno di quelli con tipo i messaggi che sembra di macOS che cala dall'alto. Finto. Vogliamo inviarti notifiche su. Cioè, che poi ogni volta, tipo sui telefoni dei vecchi proprio, dei boomer, mi ritrovo che questi hanno le notifiche da chissà quale sito dove hanno premuto consenti per sbaglio. Ecco, questo ti dà accetto tutto in blu, poi più opzioni in bianco, per cui non lo vedi. E non accettare, chiudi, piccolo piccolo. E questo è pieno di quei bottoni per condividere inutili proprio. Cioè, appesantisci la pagina con merda che non la usa nessuno. Ora non si chiude manco. Ah, ecco, ora mi deve aprire un'altra monnezza. Cagata ai lati. Cioè, oddio, un'informazione così ci può anche stare, però chi l'ha detto? Ma che cazzo me ne fotte di vedere una cosa che non c'entra manco con Montale. Poi accade oggi. Ma chi se ne frega? Io voglio vedere Montale, non voglio vedere queste cagate. Ecco, annunci enormi ovunque, cioè in mezzo al testo un muretto piccolo piccolo di testo, poi un annuncio enorme, un altro murettino, poi un annuncio enorme, o i video, addirittura, ora questo non vuole funzionare, però molto spesso ci sono video che compaiono in mezzo alla pagina o in alto, oppure in un angolino qua, che si avviano automaticamente, tipo spesso mi succede in classe che la prof di italiano apre un qualche sito di una poesia, un autore o qualcosa. Poi all'improvviso pa parte l'audio di una pubblicità di detersivi, cioè così, a caso. O di profumi, soprattutto su YouTube quello. Beh, testo enorme. Ora parte Giuseppe Ungaretti così, perché sì, uno di quei siti che tu scorri e cambia pagina, cambia l'URL qua sopra. Che la trovo una cosa veramente inutile. E poi la pagina diventa lunghissima perché si ammontona di roba, guarda. Nati nello stesso giorno. Ma chi cazzo se ne fotte? Nati nello stesso giorno. Informazioni. Ah, almeno questi sanno cosa sono le licenze. Dai, grazie. Spesso i siti scolastici non ti permettono manco di fare copia e incolla. Poi, vabbè, no, vabbè, il Treccani. Ah, aspetta, il Treccani aveva anche lui l'avviso sui cookie. Bello, bello. Almeno questo non accetto, non è così piccolo. Però sempre che accetto è fatto in un colore d'accento più visibile. Quindi anche questi sono stronzi. Solo libri.net, vediamo un po'. Ok, questo me lo ricordo, anche lui. Ah no, questo proprio non ce l'ha l'opzione per rifiutare. Cioè, devi andare per forza in più opzioni. Rifiuta tutto. Salve Dash, forse anche fornitore interesse legittimo, ma chi se ne fotte? Ricominciamo con segui solo libri sui social, ma chi se ne fotte? Anzi, no, forse già sono più utili perché segui solo libri, non condividi su questi social. Ok, già si è aperto un banner che non si carica nemmeno. Cioè, meno male che la roba non si carica perché forse Firefox sta facendo un buon lavoro. Poi qua pure secondo me si sarebbe dovuto caricare qualcosa, perché devono avere annunci. Io già so qual è la cope dietro questi annunci. Che, ma il sito costa chiaramente. Il web hosting ha un prezzo, non è che è gratis. Sì, ma al giorno d'oggi ci sono i VPS anche più economici possibili, che vanno bene per qualsiasi uso, che costano pochi centesimi al mese. Cioè, ma per un testo piano questa roba basta. Cioè, che cazzo, 10 euro al mese? Cioè, uno si mette a usare queste cagate pesantissime, tipo WordPress, che poi ogni mezzo secondo che esiste WordPress viene trovata una vulnerabilità in un qualche plugin. Ecco, poi arriviamo in fondo, altre 20 cagate. Qua, 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 il commento, vabbè. Poi annunci così. Poi parte un'altra pagina che non c'entra niente. Vorrei provare a disattivare questo, secondo me.
Ecco, già comincia a caricare più romba, cioè annunci a non finire. Proviamo scuola.net, ecco, questo è un altro su cui mi volevo soffermare. Stavolta però disattivo questo. Pure loro stronzi mettono continua senza accettare in grigio che quasi si confonde con lo sfondo. Ah no, in realtà sta cercando di partire, solo che almeno si è mutato. Almeno si è mutato. Però perché, che cosa me ne frega? Perché dovrebbe partire da sole? Perché appena scuro dove si deve dimezzare qua se non mi interessa? Provo a caricare il sito su Chromium. Disattivando il nostro amico qua. Ok, qua il video è partito. Cioè già il video starebbe consumando qualche ciclo della CPU. Ecco, perché vabbè che al giorno d'oggi, poiché i siti sono il bloat, cioè sono proprio la merda, anche i browser devono essere una merda. 80.000 siti di tracking, script che non gli servono a un cazzo. Posso capire magari uno script per la ricerca, uno per i commenti, ma perché 11? Cioè al massimo 2 o 3. Poi qua vogliono fare tutti i fieri sistemi di account, accedi con Facebook. Ho capito che uno vuole fare poi che ci sono tipo gli utenti che possono caricare gli articoli, però cioè esiste Git, esistono strumenti che sono separati dal sito in sé e che sono molto più puliti e ti permettono di fare molte più cose, perché con Git c'hai il controllo di versione, gli issues, le pull request, cioè tutte queste cose che tu con una roba integrata di WordPress o quello che è. È già molto meno probabile che hai queste funzioni talmente potenti. E poi la gente dice, Git è solo per programmatori, ma non è vero, non è assolutamente vero, perché tu in un repo Git puoi anche mettere tipo solo documenti di testo. Oddio, questo video è pure fatto male perché secondo me sarà stato tipo autogenerato e quindi hanno messo del testo che però non c'entrano, sono deficienti. Adesso è passato a tema scuro. Allora, io mi ricordo ci fosse un altro sito, Chimica Online, non c'entra niente con montare ovviamente, però ecco, sempre. Ok, ho capito. Gestisci. In alternativa puoi rifiutare direttamente. Ah, lo mettono. Stavolta l'hanno messo tipo in mezzo al testo, quindi magari uno non se ne accorge oppure ignora a prescindere. Anzi, secondo me la cagata è che sto premendo di non accettare. Adesso faccio accetto invece, se ce la fa. Ecco. Partiamo pure con una cosa che io veramente non sopporto: gli annunci pubblicitari dietro, sullo sfondo. Cioè che tu magari clicchi per sbaglio se ti si apre una cosa. Poi si apre Sky. Così, Sky, che cazzo, perché? Però guarda, annunci ovunque, qua. Cioè, aspetta, voglio contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Perché questo video poi si mette a lato. Cioè, 8 annunci in una sola pagina, solo sulla home page. Guarda che se sei intelligente, se sai fare le cose, un sito non ti dovrebbe costare così tanto. Per cui hai bisogno di 80.000 annunci pubblicitari. Anzi, questo è addirittura interattivo, quindi consuma ancora di più la tua CPU inutilmente. Che poi questo è uno di quei siti che non puoi selezionare. Perché della serie. Eh no, non puoi copiare le nostre cose. Termini di servizio, voglio dire, se almeno menzionano il fatto di avere una licenza, tipo la Creative Commons. Qua informazioni di privacy in generale, perché giustamente un sito nel 2022, oltre a sapere l'IP e lo user agent di un visitatore, deve sapere anche. Non lo so quali estensioni ha, i cookie di altre pagine, quanti peli nel culo c'hai, devi sapere. C'è qua luogo del trattamento privacy policy opt-out per tutte queste aziende di tracciamento, AppNexus, Aruba Media Marketing, non so, Criteo SA, cioè nomi che non manco mai sentito in vita mia, OZ Digital. Rubicon Project, Sublime Skins. Cioè, sarebbe bello poter tornare agli anni 2000, che io purtroppo ero troppo piccolo per vedere quell'internet di una volta, che dove c'era solamente testo piano, così semplice con qualche immagine. GIF ovunque, sfondi brutti che almeno non erano pieni di monnezza, che vuole solamente invadere la tua privacy. La gente che non ha voglia di imparare a fare i siti come si deve, quindi o si affida a strumenti fatti male da aziende a cui non interessa l'efficienza, a cui interessa solamente di fare più codice possibile a capo di cazzo. Oppure che si affidano al primo stronzo di turno che trovano, fammi un sito, e non capiscono niente, quindi usano, non lo so. Ci manca solo che questo sito girasse dentro un container di Docker che è a sua volta dentro una macchina virtuale, che a sua volta dentro Podman, che a sua volta dentro qualche altro VPS, che a sua volta dentro un altro VPS. Italia Libri, ma. Oddio. Ok, no, questo è già più stile anni 2000, quindi mi piace, dai, mi piace. Ah, addirittura commento del 2002, quindi questo è letteralmente un sito degli anni 2000. L'ultimo copyright del 2008. Ok, questo sito
È bravo. Ah, sai, questo sito ha anche un feed RSS. Cioè, i zoomer oggi non sanno cos'è l'RSS. Magari avranno visto questo login, questa iconcina 80 miliardi di volte senza mai capire che cosa fosse. Cioè, sarebbe un feed, però senza dover andare per qualche social di merda. Ti prendi questa pagina, questo file XML, lo dai in pasto a un programma, che quindi ti crea un feed di tutti gli articoli nuovi che vengono pubblicati e ti manda le notifiche. Cioè, ora vorrei fare una bella shameless plug. Voglio mostrarvi questo sito stupendo, che non c'entra niente con la scuola, non è un sito scolastico. Però è un sito che è fatto da una persona che ci tiene effettivamente all'efficienza. Un sito che magari non è il più minimale al mondo, però è un sito statico, quindi non è fatto con WordPress o altre cagate del genere. Sto nominando un po' troppo WordPress oggi, forse. Però, insomma, non è come questi siti di merda. Non è come queste cagate fatte da gente che non capisce niente. È un sito, un portfolio di un ragazzo che fa cose tipo disegni, fotografie, cose del genere. Il sito si chiama Gianmarco.ga. Ora, ci spiegherò un pochino a caricare, ecco qua, già fatto. E, cioè, dove sono gli annunci pubblicitari? Dove sono gli iscritti? Aspetta, aspetta, che riabilito il blocco Origin. Dove sono i tracker qua? Dove sono tutti gli script? Ci sono solo tre script. Sono tre JavaScript. Come mai? Cioè, ma allora, questo sito non deve avere contenuti, deve fare schifo. Cioè, ok, questo articolo è un po' brutto, però vediamo un po' con un articolo più lungo, questo qua. Guarda, si è caricato in un lampo. Cioè, anche se tu avessi una connessione da, non lo so, 1 kilobyte al secondo, ci pregherebbe molto meno di quegli altri siti. Cioè, ha giusto il titolo, sottotitolo, qualche statistica tipo quando è stato caricato, quanto ti dura una lettura, le parole, i tag, e il testo in sé, con il testo, titolo e immagini. Cioè, basta! Cioè, un sito di scuola dovrebbe essere fatto così, anzi, addirittura, in fondo a tutto ci sono addirittura dei commenti. Che non sono fatti con discus o qualche altra cagata di terze parti così. Ma è proprio un sistema self-hostato di commenti. Cioè posso scrivere, posso. Non devo dare la mia anima a Facebook per poter commentare. Cioè posso mettere un nome qualunque, oppure nessun nome. Posso mettere culo.it qua per esempio. Posso vedere così. Posso anche formattare i markdown. Perché i zoomer ovviamente non sanno manco cos'è il markdown. Cioè posso. Lo strike through. Posso formattare il testo senza sbattermi troppo, posso inviarlo, posso. E poi qua i commenti. Posso anche mettere upvote o downvote. Cioè, non serve tanto per fare un sistema di commenti minimale e funzionale. Guarda, ho messo pure delle pin qua sotto animati, proprio in stile del web 1.0. I tempi d'oro del web. Poi qua giusto qualche link ai social. Se qualcuno se ne frega, non c'hai bisogno di tutta questa merda. 99 script addirittura, cioè JavaScript è proprio secondo me il male assoluto. Non tanto per il JavaScript in sé, ma per come viene abusato nel 99% dei casi. Non ho bisogno di annunci ovunque, perché tanto in realtà non pago neanche per un VPS perché sono tirchio a tal punto che preferisco impegnarmi e creare una cosa fatta bene che mi self-hosto, quindi con letteralmente un computer in casa che sta acceso 24/7. Che poi uno magari dice è complicato. No, non è complicato, perché basta studiarsi un attimo, per esempio, cioè non è che devi per forza fare HTML puro, perché io non l'ho fatto in HTML questo. Ho usato un generatore di siti statico, si chiama Hugo. Andiamo sul sito qua, quindi il framework più veloce al mondo per creare siti web. Non so esattamente se è il più veloce, però il fatto che è scritto in Go già è un punto a favore, perché poi ci sarebbero diversi generatori di siti statici come questo che sono anche più minimali, tipo SSG5 o qualcos'altro. Cioè, basta aprire la documentazione, uno magari si vede come installare Hugo, poi ci saranno 80.000 tutorial su YouTube, cioè uno si crea un sito così, Hugo News Site, e dal terminale fa paura, sì certo, cioè quattro cagate devi scrivere, poi puoi usare anche Git, anzi per Git non devi neanche usare la riga di comando per forza, puoi usare un frontend come GitHub Desktop o Git Kraken, una di quelle cose lì, o addirittura un qualcosa integrato dentro il tuo editor di testo, oppure usare Visual Studio Code, quello che usano tutti praticamente. No, anzi, facciamo una bella cosa. Andiamo sul sito. Allora, io, per esempio, voglio fare un nuovo articolo. Allora, facciamo Hugo New, poi facciamo blog, prova,
.md perché lo scrivo in Markdown. Ok, me l'ha creato. Mi ha già generato i parametri della pagina, tipo il titolo, la data di creazione, i tag, posting, per esempio, test, qualcosa del genere. E posso scrivere semplicemente in Markdown. Ora faccio, avvio il server in locale. Cioè, quindi non ho nemmeno bisogno di inviare già le modifiche sul web server se devo provare. Cioè, che poi non c'è manco bisogno di un what you see is what you get. Cioè, non ho bisogno di un qualche cosa come Word o LibreOffice per scrivere una cosa e vedere come verrà la fine. Perché basta impararsi in Markdown questi semplici tag, cioè, ossia simboli che si mettono tipo all'inizio o alla fine per definire titoli, le immagini, la formattazione del testo, eccetera. Chiamiamo articolo di prova. Prova, articolo di prova. Ciao. Molto bello. Vedi che il mio editor poi è intelligente, quindi sa che sto scrivendo una roba in Markdown e sa che i due asterischi davanti e dietro significa bold, quindi me lo metto in grassetto già qua per farmi vedere un'anteprima. Quindi c'è anche un po' di esperienza WYSIWYG se si usa un programma di testo fatto per bene. Non come quelle cagate che ci sono solitamente. Poi posso mettere un link a qualcosa, diciamo che mi riporta alla home page, così. Poi posso anche mettere un'immagine, cioè non è che solo testo, posso anche mettere un'immagine. Facciamo. Poi io qua nei commenti ho una privacy policy che essenzialmente dice quello che il server può vedere è il commento che tu metti, il nome, l'email, il sito che metti, che sono tutti e tre campi opzionali. E basta, cioè non voglio sapere chi sei, quale sito hai visitato, non voglio passare per altre, non lo so, altre aziende per avere robe di analitica. Se vogliono robe di analitica, mi basta vedere i log di accesso del web server. Magari posso capire che uno può servire tipo Google Analytics se vuole qualcosa di più granulare, tipo da quale paese ci sono più visualizzazioni o cose del genere. Però, cioè, scrivere un articolo in Markdown così è la cosa più semplice del mondo, veramente. Basta studiarsi un attimo come funziona il proprio generatore di scelta. Il mio è Yugo, uno potrebbe usare Jekyll, uno potrebbe usare SG5, uno potrebbe usare qualsiasi cosa. Boh, non capisco cosa ha in mente la gente, anzi no, cosa non ha in mente la gente, lo so, ossia voler imparare seriamente come essere un web dev come si deve. No, invece oggi sono tutti soi dev, cioè usano le robe più pigre, le cagate più pesanti della serie non so fare niente, non voglio fare niente, faccio un sito in 5 minuti, ecco fatto, mi becco 500 euro. E poi ripeto, se uno deve collaborare con altri per creare articoli per un sito, non c'è bisogno di creare un qualche complicato sistema di account. Basta avere un minimo di repository su Git. Per esempio, qua c'ho il mio server Git, al momento che accedo, gmg site, ecco qua. C'ho tutto. C'ho tutti i miei file, tutte le cose. Uno può collaborare, no? Questo qua è privato perché ho degli script che contengono degli indirizzi dentro che non vorrei rendere proprio pubblici. Però ho reso la pagina degli issues pubblica, quindi uno se vuole suggerire un qualcosa, se ha un problema, basta che apri un issue, scrive il titolo, scrive inserite XYZ, per esempio. Poi giustamente poiché Git è fatto per la collaborazione, uno può scaricarsi le modifiche sui propri computer, quindi è anche una specie di forma di backup, per cui se il server Git esplode o succede un disastro naturale, comunque ci sarà qualcuno che avrà la copia locale del repository. Quindi non c'è nemmeno bisogno di doversi industriare più di tanto per crearsi un qualche sistema di backup complicato. Cioè, strumenti del genere che già esistono, che sono leggeri, tipo GOGS, che è questa specie di front-end per Git self-hostato, che è leggerissimo, cioè neanche c'è bisogno di usare tipo Git o GitLab. È la cosa più leggera del mondo, praticamente. In realtà la cosa più leggera sarebbe fare tutto quanto soltanto da riga di comando, oppure utilizzando cgit, però ai normi piace la roba semplice, ecco, una roba semplice c'è. Basta che la sai implementare, basta che ti studi un minimo come fare le cose per bene. Non sopporto che io vedo come quelle povere criste delle professoresse che ogni volta che apro una cosa 80.000 annunci. Ora magari io sono stato fortunato per cui non mi sono comparse cose de dell'altro mondo proprio, però molti siti del genere si trovano e lo dimostra anche questo video di Luke Smith.
Addirittura, perché sta caricando un sacco di roba, gli lagga la registrazione. Poi vabbè che starà usando un ThinkPad di 80.000 anni fa, però. Cioè, non dovrebbe accadere a prescindere una cosa del genere. Comunque, basta, basta, basta.